Bonsoir, mes amis, e benvenuti in questo nuovo video che faccio alle ore 23, se si vede lì sopra. Vabbè, perché ero al lavoro, quindi l'ho dovuta vedere in replica. Diciamo che vabbè, si è appena conclusa la sfida del Groupama Stadium Parc OL di Lyon, dove il Monza ha battuto per 2 a 1, per 2 a 1 l'Olympique Lyonnais, l'OL, grazie alle reti di Dani Mota Carvaio e di Gianluca Caprari, un Monza semplicemente splendido, splendido, una squadra splendida, primo tempo veramente dominato dal Monza, che passa in vantaggio con il portoghese, con il numero 47, Dani Mota, praticamente se ne va sulla sinistra l'imperatore Carlos Augusto, tenta un tiro col mancino, la respinta di Lopez, e poi arriva Dani Mota, non sbaglia il tap-in e porta in vantaggio gli uomini di Raffaele Palladino. Un ottimo, veramente, primo tempo giocato dal Monza. Veramente non ho niente da dire, cioè, beh, abbiamo nettamente dominato sul Lione. Assolutamente una prestazione fantastica. Sì, è un amichevole, però è pur sempre la seconda sconfitta stagionale in casa per il Lione. Per l'Olympique Lyon, per l'Olympique Lyonnais, che praticamente aveva perso in casa solo in campionato in Ligue 1 contro il PSG con un gol di Messi, tra l'altro, con un gol di Messi. Quindi, vabbè. Poi nel secondo tempo, ovviamente, girandola di cambi, non subito, durante tutto il secondo tempo, si è rivisto anche in campo Pablo Marì. Una cinquantina, sessantina di giorni dopo gli spiacevoli fatti di Assago. Poi, secondo me, Carlos Augusto ha fatto una partita devastante. Ha giocato benissimo anche Giulio Donati, bene dietro, bene a centrocampo. Pessina, anche Rovella. Rovella che ha fatto un tiro paratona di Lopez. Veramente, Rovella, sempre più leader, sempre più forse top player. Rovella, secondo me, è l'uomo in più di questo Monza. Veramente devastante, il centrocampista numero 6. E poi se ne va Giulio Donati sulla destra. Sì, vabbè. Non è che se ne va Giulio Donati, palla in mezzo, di testa Balotelli gol, come a Verona, col Chievo. Qualche stagione fa, no, no. Vabbè, se ne va Giulio Donati sulla destra. Servito di tacco da Mota. Palla in mezzo. Non sbaglia. Gianluca Caprari. Poi nel finale, vabbè, c'è stato un tiro di un giocatore dell'Olympique Lyonnais. Palla sul palo. Di Condi Gregorio che guarda la palla. Poi la palla torna in mezzo. E c'è in spaccata un giocatore che la butta dentro dell'Olympique Lyonnais. Non ho idea di chi sia. Un giocatore di colore, un difensore, penso. Non ho idea di chi sia, sinceramente. E niente, concludo qui il video. Ottima prestazione del Monza. Veramente è un brutto ricordo l'amichevole con Lugano. Che vabbè, ero via, non ho visto. Ho visto solo gli highlights, però. Veramente un Monza che prosegue dopo la splendida vittoria in campionato con la Salernitana. Ecco, abbiamo dato seguito a quella vittoria. Adesso, domani c'è un amichevole, se non sbaglio, al Monzello contro una squadra di Serie D. Poi il 28 c'è Monza Torino allo Stadio Brianteo. Grande, grande amichevole dal sapore di Serie A. E poi il 4 gennaio Fiorentina-Monza, il 7 gennaio Monza-Inter, si torna a fare sul serio con un Monza che può fare veramente questo finale diciamo, del girone d'andata, il finale del girone d'andata e il girone di ritorno veramente può fare veramente bene, può togliersi qualche soddisfazione la squadra allenata da Palladino. Tornando alla partita di questa sera, niente da dire, tutti promossi,
grande partita, veramente, grande prestazione, vittoria meritata. E niente amici, io vi invito a lasciare un mi piace sotto questo video, a commentare qui sotto se vi va con le vostre impressioni della splendida vittoria al Groupama Stadium Parco L di Lyon sull'Olympique Lyonnais del Monza per 2-1, firmata Gianluca Caprari, Dani Mota. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessun prossimo video e sempre forza Monza! Dai magari!